Mi trovo a Borgo Cariglia di Altavilla Silentina con la signora Fernanda Mangino. Anche la signora Fernanda ricorda alcune preghiere del passato che chi ve l'ha insegnato? Mio nonno Vincenzo. Diciamo pure che la signora Fernanda non è di Borgo Cariglia originaria, ma di Capaccio Paese. Sì. Quindi voi quando eravate piccolina, siete cresciuta un po' con vostro nonno, con i nonni. Sì. Che insegnavano queste preghiere. Buona mattina vicino a braciere. Sera vi raccontavano storie. Tanto insomma, non c'erano questi telefonini, non c'erano queste cose. E allora voi stavate tutti incantati ad ascoltare. Energia. Li racconta, noi facciamo incantato insieme a loro. Allora ricordate qualche preghiera no, del passato? La preghiera del mattino e quella della sera, che sta già ritto là, perché li dico di frequente, capito? Sì, e fatecelo ascoltare, dai, prima quella del mattino. Allora quando vi svegliate, fate il segno della croce, giusto? Il segno della croce. Recitate questa preghiera. Questa preghiera, sì. È fatto giorno e Cristo luce, giro ram una vera croce in alto mare che ci libra da ogni male, e di male, mala gente, di cani e di serpenti, di gente invidiosa e di cani rabbiosi. Ti ringrazio, Gesù mio, questa morte non subire. Che bello, questa è una preghiera del mattino. Contro diciamo, le potenze del male, no? Sì, sicuramente. Che ti guarda la giornata da queste malelingue. Una raccomandazione al Signore per la giornata. Sicuramente. Poi invece. E poi c'è quella della sera. Sì. Quella della come sera. Come recita? La giuritta là. Mamma Corca? Mamma dorme ma dormisco, tre grazie chiedo al nostro Signor Gesù Cristo, confessione, comunione e olio santo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si devono recitare tre volte. È come una confessione, una raccomandazione per passare una buona nottata. Cioè, confessati, comunicati e pure con l'olio santo, quindi olio santo siamo quei sacramenti sicuramente in grazia di Dio insomma. Sì. Poi che vi ricordate più? Che mi ricordo che sei di recente, buonanotte Madonna mia, tu che sei la mamma mia, tu Immacolata che sei l'Immacolata Concezione, dammi la tua santa benedizione. Che sei di recente, questa è bella, si recita, sì. Va bene. E poi c'era la canzoncina Madonna del Piero Montagne. E poi quando si io monto a 9. Mamma mia, che si cantavano tutti questi canti popolari. E tra là cui ti facevano piangere come cantavano tutti quelli di Novelli. Poi è un voci po' di anni che non ci vado. Perché un poco perché ha stanchezza di campo, un poco però. Ti faccio sapere le canzoncine, le strofe, tutte quelle che ci teniamo in contatto. Va bene, ce l'avete a casa. Devo vedere nei libri. Per adesso abbiamo fatto questa registrazione, vi ringrazio la tanto. La minima. Ok, poi se trovate qualche altra cosa, vi viene in mente qualche altra preghiera, oppure qualche filastrofe, qualcosa pure di del passato. Brava, bravissima. Sì. Mi contattate e facciamo una bella intervista. Va bene? Va bene. Grazie per adesso, signora Fernanda. Niente, grazie. Di niente,